Tanagriade e l'epopea della donna, l'epica della donna, nasce da un'idea di Tina D'Urso, presidente della Pro Loco di Padula, e ovviamente curata da Salvatore Odungaro nella regia, ed è, voglio sottolineare, che uno dei migliori registi del territorio che abbia conosciuto, e veramente siamo orgogliosi di aver lavorato con lui, perché veramente ha saputo estrapolare da questo gruppo eterogeneo, di cui c'è solo una professionista, che è Orsola, ha saputo veramente estrapolare il meglio di noi, e che speriamo poi si evincerà dagli spettacoli che vi invitiamo tutti a vedere. Ora, questo filo conduttore nasce dalla Tanagrina, questa mummia che è nel nostro museo, e così mi sono immaginata cosa avrebbe potuto raccontare a noi questa donna del passato, che pur violenze ha subito, e in questo momento nel quale appunto la violenza nei confronti delle donne è sempre più tragica. Ora, il nostro vuole essere un lavoro di denuncia sicuramente, di sensibilizzazione soprattutto nel nostro territorio, ma ci auguriamo in tutto il territorio, vuole essere un veicolo condotto dall'arte, perché chi meglio dell'arte può in qualche modo dare questo senso di sensibilizzazione, ma anche di accoglienza, raccogliere intorno a noi il più consensi possibile e proseguire su questa strada proprio attraverso queste manifestazioni. Noi appunto avremo, dopo la Tanagrina che si risveglierà dal suo torpore, avremo vari quadri appunto recitati da Giovanna Marrone, Cinzia, Orsola, Gioia, Filomena, e poi abbiamo una grandissima ballerina che è la nostra Anastasia, quindi anche una continuità generazionale, no? E poi ovviamente non è come ripeto un discorso femminista nel senso più squallido tra virgolette o agguerrito. Tra noi ci sono anche degli uomini sensibili che hanno collaborato, e sono appunto il maestro Leo Giuliano, abbiamo Salvatore Ceglia, abbiamo appunto il nostro grande regista Salvatore Ungaro. Se ho dimenticato qualcuno ne chiedo scusa, ma e comunque voglio dire, è stata una bellissima esperienza, vi invitiamo tutti, speriamo di potervi dare la stessa emozione che abbiamo provato noi. Allora, questo spettacolo nasce dalla intenzione di alcune donne, figlie, mamme, lavoratrici, di mettere su una pièce teatrale e trattare una tematica così seria, importante, sociale, che è la violenza di genere. Per cui la mia preoccupazione artistica è quella di non voler scadere una mera retorica, una noiosissima liturgia della parola, ma realizzare un prodotto gradevole soprattutto agli spettatori. Mi sono avvalso della collaborazione pertanto del maestro Leo Giuliano, che ha scritto e conduce le musiche in questo percorso itinerante, e anche di una esibizione iniziale del maestro Ceglia, che reciterà un monologo di Gaber, un monologo di apertura anche abbastanza allegorico, ironico, misogino, che conduce poi all'ultimo monologo, che è quello che tratterò io, che è un vero e proprio psicodramma. All'interno dei due monologhi e dell'accompagnamento di questi unici tre uomini ci sta tutto il resto, cioè frammenti di storie di donne, frammenti di donne, storie raccontate che andranno da una napoletanità, la Filomena Marturano, a una favola spagnola che è la Ratateta, scritta da Concita De Gregorio. Commento musicale, innanzitutto un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno invitati qui, insomma, che ci hanno messo a disposizione questo splendido spazio, al regista Salvatore, naturalmente con tutte quante le altre persone che mi hanno invitato personalmente. La musica deve essere sempre presente, perché deve essere un filo conduttore che deve andare a sensibilizzare soprattutto su queste tematiche così importanti, per cui ragazzi si deve suonare, scrivere note importanti che devono arrivare al cuore e al cervello soprattutto, per cui... È stata immediata, diciamo, la realizzazione di queste musiche, o ci è voluto del tempo? No, devo dire la verità, sono stato subito coinvolto dai testi che mi ha fatto vedere il regista, per cui non è stato difficile scrivere un paio di pezzi, poi altri due pezzi sono un poco più famosi, non sono miei, poi altri pezzi ho scritto io, e devo dire che mi sono divertito molto. Io ringrazio innanzitutto questo gruppo e la Pro Loco che... oltre a avermi coinvolto precedentemente in un performance pittorica, ora ecco, mi ha coinvolto in veste di attore,
e quindi sì, sono io proprio ad introdurre un poco tutto questo cammino e chiediamo insomma appunto supporto e voce a tutte le donne insomma. E se mi posso permettere, vorrei presentare Leonardo Lombardi, il vicepresidente della Proloco, e Giovanna Marrone, una delle attrici di Tanagriade. Tanagriade l'abbiamo intitolata Tanagriade, appunto, l'epica della donna, ed è un modo per, come dire, discutere, per parlare, per mettere nelle condizioni di far uscire le donne maltrattate dalla solitudine. Fondamentalmente noi siamo contro la violenza, a maggior ragione, voglio dire, non fosse altro per una questione di genere, sono anche contro la violenza appunto al femminile. Diciamo che questo è un percorso iniziato già qualche mese fa con l'allestimento della mostra nella sala, come dire, al piano superiore, Sciarpe Rosso Sangue Senza Donne. Quella fu un'esperienza bellissima fatta sotto il grande ombrello dell'UNESCO e inaugurata, aperta in una giornata particolare, cioè il 25 novembre, che è la giornata mondiale contro la violenza delle donne. Ecco, questo nostro percorso, come dire, è l'anello successivo che abbiamo voluto infilare su questa catena, diciamo, della parola, perché appunto riteniamo che il parlare di certe cose possa aiutarci a superare eventuali problemi. Perfetto, e vogliamo rinnovare l'appuntamento ai telespettatori Italia 2 invitandoli qui alla Certosa appunto? Come no? Allora, noi al momento abbiamo due giornate, praticamente domenica 20 e lunedì 21. Lunedì 21, mi piace sottolineare, lo facciamo, mettiamo in scena lo spettacolo per voi, categoria come dire, importante, interessantissima per tutti noi, la stampa, e poi abbiamo fatto una serie di inviti, voglio dire, agli assessori, ai sindaci dei comuni, diciamo, del comprensorio.